Ciao e bentornati a su Unnecessary Pixel a The Last Door. Io sono Paolo, lui è Max, che adesso ci dice cosa è successo nelle puntate precedenti. Molto rapidamente. Dunque, siamo finiti nello scorso episodio, nel finale dello scorso episodio, nel collegio dove abbiamo passato la nostra infanzia, dove siamo stati istruiti e dove cerchiamo di recuperare i nostri ricordi. Esatto, perché abbiamo questa parte che non ci ricordiamo bene, e ha ben ragione, perché è successo qualcosa con padre Ralph Edward con il nostro professore di teologia, sì. Insomma, ricordo che anche lui è sbloccato perché abbiamo assistito a qualcosa, e questo qualcosa ha fatto sì che alla fine qualcuno ci desse, dal giardiniere ci desse una botta in testa e finissimo sepolti vivi. Esatto. Siccome non è un episodio di CSI, vediamo che cazzo succede adesso. Non c'è Tarantino che dirige, quindi tutto è tenebra. Tutto è freddo. È freddo. Tutto è al freddo. Clicca. Tutto è silenzio a parte i nostri ansimi. Giusto, ansimi? Non siamo più nel sotterrati. Comincia no. Sempre con questa maniera molto tranquilla. Forse il. Comincia sempre che uno dice: ma perché sto giocando a questo gioco? No? Sì, forse quello meno inquietante è stato quello del secondo episodio finora. Dove c'era il padre che piano piano si denudava mentre diceva il Padre Nostro. Si denudava, si toglieva il camice, rimaneva a petto nudo e si frustava. A sto giro, prima eravamo sepolti vivi, adesso la nostra bara è messa in uno specifichiamo stanzino. Che l'altra volta, l'altro episodio si chiudeva con noi che sentivamo la terra che ci veniva buttata sopra. Sì. Quindi la domanda iniziale è: chi cacchio ci ha tirato fuori? Io lascio andare questa sigla con i corfi. Perché è bella. Fa tanta atmosfera. Fa tanta atmosfera e poi ci permette di elucubrare un po'. Ma è più corta del solito. Ma dove cazzo siamo? Minchia, ogni volta. L'altra volta eravamo dentro la sua mente. Che cosa ha in faccia? Credo che si sta coprendo. Si sta coprendo con una mano. Ok. Questo è il povero Anthony. No, Geremia. Geremia, dobbiamo parlare. Con tua madre morta sono state predisposte delle cose per quanto riguarda la tua crescita, la tua educazione. Un uomo nella mia posizione di responsabilità non può perdere tempo a badare ad un giovane ragazzo. Domani mattina, come prima cosa, partirai per la Scozia. Ti mando a studiare alla scuola di St. Gall in Aberdeen. Non devi preoccuparti di scrivere, perché tanto non avrò tempo di leggere le tue lettere. Beh, c'è il padre che ci vuole già bene. Che padre stronzo. Cioè, vabbè. Un ricordi felici stiamo vivendo. Sì, sì. Mi ero totalmente dimenticato che il protagonista si chiama Geremiah di nome. Geremiah DeWitt. Guardalo lì, padre. Ancora nessuna lettera per te, David. Per favore, non insistere oltre. Ma che gioia, ma quanta allegrezza. La felicità proprio, non la vita di David. Porca vacca. E proseguiamo in questo bosco innevato e foschioso. Ma questo è quello che dicevamo prima, che con il nostro compagno. Mi è piacere di conoscervi, nuovi compagni di classe. E chi è quello? Quello? Oh, è soltanto David. Non dargli attenzione, è un po' strano. Interessante. Ovvio. Ciao, sono Anthony Beechworth. Questo è il mio primo quadrimestre. Sono appena arrivato. Anthony Beechworth è quello che peraltro abbiamo trovato, che abbiamo noi impiccato, noi, nel senso, noi controllando giocatori. Anthony all'inizio, nel prologo del primo episodio.
Spero che possiamo essere amici. Spero che potremo essere amici. Va bene. Sì. Quindi siamo in questa pozza di sangue. Di chi è questo sangue? No, un tappeto. Un tappeto? Un tappeto. Cosa sta succedendo? Cosa abbiamo lì? Un biglietto e una lente. Ah, i quattro testimoni. Mi domando come è finito nella mia tasca. I quattro testimoni. Un biglietto per vedere uno spettacolo chiamato I Quattro Testimoni. Nel caso, lei è uno spettacolo teatrale. Nel caso non aveste capito, sono I Quattro Testimoni. Sì, che danno anche il titolo. Un brivido corre lungo la mia schiena quando guardo cosa potrebbe a quello che sarebbe potuto essere il mio letto eterno. L'allegrezza dei vitti. Pounding, la mia testa sta pulsando. Mi sento così debole e assetato. E t'ha seppellito vivo, ci credo. Vedi un po'. Se non bevo presto, I will faint. Svenirò. Mio signore, dove sono? E questa è una buona domanda, in effetti, dove sono? Sì, effettivamente. Usciamo da lì. Siamo in delle segrete. La luce che proviene da fuori è abbagliante. Sì. Ospita, mi ricordo ancora l'inglese, pazzesco. Hai visto? Dallo scorso episodio te lo ricordi ancora. È una roba pazzesca. Io sto aspettando l'inculata dopo. Sì. Chiaramente è già passato troppo tempo senza che ci succedesse niente di male. Sono in una città e Aberdeen? Come ho fatto a scappare? È una buona domanda. Considerato che tu eri dentro una bara, mi permette di non aiutarti. Esatto. Non riesco a vedere oltre questo muro, ma. Tranne le facciate scure degli edifici in lontananza. In lontananza. Dammi tempo, però. Tipatico. Io invidio tantissimo il suo ciuffo. Tantissimo. Watercress cos'è? Non so cosa sia un Watercress. Parla col ragazzetto. Giovanotto, puoi per favore dirmi dove sono? Lo prenderei per un no. No, no. No. Culo. Allora, chiaramente dobbiamo procurarci della Watercress. La prego signore, può darmi un po' d'acqua? Questa non è. Qui non si fa l'elemosina. Giovine. Vendo soltanto a clienti paganti. Così, e quindi va a farti un giro. Ecco. Le parlate mia nonna in città. Maron. Patate per tutti. Ti piace la patata? C'è un carretto che blocca la via. Non riesco a passare. Non riuscirò a passare finché non sarà rimosso. Che bel momento di retro gaming. C'è un carretto ed è invalicabile. Che bel momento di retro gaming. Proprio vabbè, classico. C'è un sasso. Il cespuglio dei fuochi. Ti ricordi i Pokémon con il cespuglio? C'è un cespuglio, non si può andare avanti. Oddio. Deduco te lo ricordi. Paolo che mi cita i Pokémon, non me l'aspettavo. E vabbè, i Pokémon. Ma l'aspettavo. Un indigente in dei vestiti strappati. No, rovinati, ragged, non mi ricordo. Si siede appoggiandosi ai mattoni. Quindi. Ok, un giovane uomo dorme sotto una coperta sporca. Threadbare. Lise. Lenzuola macchiate e lise cercano di asciugarsi nell'aria umida.
mia. Una giovane donna ha delle difficoltà respiratorie. Cioè, pensa che noi non siamo i più deprimenti in tutto posto. Dici? Noi non siamo i più deprimenti. Gente più deprimente di noi. Questi non sono stati seppelliti vivi. Questo è vero. Ma noi già camminiamo, abbiamo ancora dei vestiti, capito? Sì, vabbè. Carne di cavallo in vendita. La prego, ho bisogno d'acqua. Vattene, ubriacone. Ho detto acqua, stronzo. C'è un uomo che mi fissa attraverso la folla. Quale folla? Vabbè. Questa che vedi con l'incontroluce. Ci sono sacche mine. Papapero, qualcosa nella sua countenance? Nel suo contegno. Mi sembra strano. Ma non ci posso parlare. Però con la tipa sì. Lui se ne va. La prego, signora, può dirmi dove sono? Non sai dove sei? Beh, questa è la Old Nickel Street Rookery, il posto più scuro, più decrepito che mai ci sia stato. Ma questa è Londra. Come posso essere arrivato in questo in questo quartieraccio? No, mi viene giusto. Va bene. E in qua non posso andare. C'è il diottolo. Che sembra un posto rassicurante dove andare. Acqua. Dal tubo fluisce dell'acqua melmosa, giusto? Mm-hmm. Piena di schifezze, credo. Schifo. Non può farlo. L'odore putrescente dell'acqua è repulsivo, uh-huh. Ok, ma sono troppo assetato. Ha bevuto? Non intendo berlo di nuovo, ha un sapore orribile. Ok, adesso la mia domanda è: sì, bere quest'acqua putrescente, quali incredibili visioni ci farà avere? Dici? Secondo me è soltanto acqua brutta. Pum. Dicevi che non eravamo più deprimenti? Ben bevuto acqua di fogna, siamo svenuti di fronte a una gratina. Devo essere svenuto. È pericoloso essere in Old Nichols di notte. Devo uscire da qui il più fretta possibile. Sì. Capito, Mandarera. Torna indietro. Ok. O almeno cammino a una velocità decente. No, stessa roba. Non ci sarà più carretto, difatti. Vediamo se c'è qualcosa di diverso. C'è più nessuno. Andiamo di là. Andiamo al carretto. Bianco. Questa è la nebbia di Londra. Londra. Sì. Per Dr. Wakefield è qui per vedervi, in Main Harbor. Lo faccio entrare, Hertz. Riguarda il suo paziente, giusto? Non c'è traccia di lui. Non si è mostrato per sua ultima decisione. Sono stato sua casa. Of course. Di corsa. Di corsa. Di corsa. La sua padrona di casa ha assicurato me che è andato in viaggio settimana fa e non è mai tornata. Ha mantenuto destinazione segreta. Quindi sta succedendo come temevo. Che cosa tu intende? Mi scusi, mio caro amico. Ho pensato. I feel thought of this when you describe. Ok. Ho pensato subito a questo quando mi ha descritto le sue sessioni con Herr De Witt, ma non volevo preoccuparla senza bisogno. E ho sperato per il meglio. Ora sono spaventato. Ho paura che i miei sospetti possano essere veri.
Sì, ma dimmi, sospetta. Adesso ti dico, sospetta. Ci sono alcune cose che devo verificare prima, comunque, in ogni caso. Le prometto che la contatterò appena avrò imparato qualcosa di importante, appena avrò appreso qualcosa di importante. Nei film chi dice questa cosa presto muore. Già. Per favore, Herr Doctor, è di vitale importanza che nessun altro sappia di questo problema. Voi avete mia totale discrezione. Con questa gente io non credo. Presto a me un telefono. Capitolo 3. I quattro testimoni. Questa era l'intro, capito? Sì. Oh, scale, scale, scale. Mi sembra di aver percorso queste strade per ore. Sicuramente devo essere vicino a trovare una via d'uscita. Labyrinth! Da questo labirinto. Ah. Of this labyrinth. Che labirinto gli stava in quella... Vabbè. Mi stava nello spazio. Ah, c'è il signore bizzarro di prima. Parliamo alla vecchia. Ma no, parla col signore bizzarro di prima che tanto si allontanerà. Ecco appunto. Signore bizzarro. Signore bizzarro. Lo schiaffo la mano aperta. Pem. Tocca la tetta al signore bizzarro. Usa mano con tetta di signore. Man boob. È troppo scuro, non voglio. Non mi azzardo ad andare oltre. Va bene. Sono tornate le freccine. Sì, perché le freccine sono il posto dove sei già stato. E siamo arrivati dalla. È un. No, il cancello è chiuso, non posso aprirlo da questa parte. Vecchia. È già labirintico è tutto questo. Sì. Li senti? Sono i corvi che cercano i lamenti dei deboli e dei morenti. Si chiamano l'un l'altro. Devono aver trovato qualcosa. Può aiutarmi? Queste strade sono molto complicate da girare. Credo di essermi perso. Mi può indicare la via d'uscita? Certo, ho perduto. Posso darti delle indicazioni. Io sono stata benedetta dalla seconda vista. Posso scrutare profondamente nel tuo passato e sciogliere il razzo del tuo destino. Vuoi che io chiuda i miei occhi così che i tuoi possono essere aperti? Non ho un penny per pagarti. I soldi non mi interessano. Avvicinati, caro. Vale. Scegli le carte, va. Che carta è? La maschera. Ma è un pesce con in mano un vassoio. Ma un pesce con in mano... Rorschach l'ha fatto malissimo! Ma malissimo! La maschera. Occhi vacui ti guardano e una bocca senza voce ti chiama. Le sue labbra sono contorte e snarlano con... sono contorte e snarl... è contorte. Sì. Ok. With what is this, con quello che hanno visto, a causa di quello che hanno visto, credo. Ok, o quello che è ancora da essere visto. Tu pensi che è una strana faccia, ma è la tua. La faccia di uno straniero. Tu pensi che sia la faccia di uno straniero, ma è la tua. La stella morente, hai perso la tua guida, segui il flusso, ma non sai dove porta. Pensi di essere fuggito, ma in realtà stai andando sempre più vicino. L'urlo ti prega di ti implora di scappare. Muto ti urla il suo nome. Sharp, painful and burning. Filato doloroso e bruciante. Esatto. La sua voce è quella che tu conosci. Fine.
Ma solo tre potevo girarne. Sì. Non capisco. Che cosa significa? Io non posso sceglierne diverse. I fili sono stati tesi. Tessuti. I fili che hai tessuto del tuo destino sono troppo stretti, figliolo. Ma tu potrai, oh sì, potrai. Io non posso fare di più. Non sono io a doverlo dire, ma sei tu a doverlo scoprire. Ricorda che nella nebbia vediamo soltanto ciò che ci è vicino. L'uccello rimane in lontananza. Se vuoi andartene, devi seguire la via dell'uccello. Non posso più darti altre indicazioni. A weird man. Stavo seguendo un uomo strano. No. Un uomo. Deve essere passato da questa parte. E com'è quest'uomo? Alto, ben vestito, capelli rossi e un sguardo freddo nei suoi occhi. È l'incubo di ciò del quale noi non parliamo. Tutti noi svegli e addormentati abbiamo visto quell'uomo almeno una volta. Managgiai. Scusasse. Avrai bisogno di una mappa per guidare i tuoi passi. Addio. Una lanterna vecchia e arrugginita giace vuota nell'angolo. No, non appartiene a nessuno. Puoi prenderla se vuoi, ma non sono sicura che cosa ti potrà servire senza olio. Pigliala. No, tanto prendi la lanterna. Tanto prendi la lanterna. Prendi la lanterna. Allora, andiamo avanti. È schifo. È solo schifo. Sono resti andati a male di cibo e carte scartate. Puoi tenerti il mio regno miserabile e puoi tenerti le mie incastonati di spine. Incastonati di spine. Quindi non ce la posso fare. Stai pure qui quanto vuoi e guardami dritto negli occhi. Sono l'ombra di un'ombra e non sarò delusa. Non deluderò. Ratti. Le lettere sembrano di essere essere state scritte con dell'olio oli grime con della fanghiglia oleosa. Esatto. Si legge ratti. Non sono sicuro se è un allarme, se è un avvertimento o un'esclamazione. La fogna è allagata qui con un la fogna è allagata fino più o meno al bacino, alla caviglia. Fino alla caviglia. Macchie di olio rigirano nella sua superficie. Sì. No. Ok, potrei raccogliere, ne ho bisogno di un contenitore. Sì. No, è troppo bugiame. Dio solo sa in cosa potrei imbattermi. Va bene, andiamo avanti. Mal che vada, ratti. Direi ratti, potrei imbattermi in ratti. Siamo all'inizio. Ok. Questa è la porta dove siamo entrati col fesso. Sì. Qui forse c'è un po' di nebbia. Bello come la sua animazione si sia rallentata perché non ci vede. Molto carino. È davvero incredibilmente curato, nonostante la grafica così spartana. Che cos'è? Bene. Mi sono perso nella nebbia. Sì. Se non riesco a farmi strada attraverso essa. Se voglio farmi strada devo procurarmi un modo per orientarmi. Ok. Va bene. A questo punto dobbiamo andare in questa direzione, qui, qua. Sì, scale. Scale siamo andati prima, da una vecchia. Sì. Ah. La
Il lampione cerca di mettere qualche, di lanciare qualche luce. Non ho letto. Ah, scusami, nella tristezza. Ok. La finestra con fissata con, chiusa con le assi di una casa in rovina. La polvere filtra attraverso il vetro senza lasciarmi modo di vedere all'interno. Prova a entrare nella casa, c'è una porta lì. Entriamo. Bello, una macelleria. tagli di marce, sì, di carne marcia giacciono scartati nella, nel blocco del macellaio. No, nel blocco e nel tagliere. Sì. Fatto. Questa è l'unica. È l'unico spiraglio di luce che arriva in questa stanza orribile. Rimetta a posto la candela. Bene. Calma. È facile, devi fare in modo che siano tutte. Prima leggiamo quello che c'è tutto comunque. Va bene. Una placca metallica è piantata nel muro. Non so se è. Non ne sapessi di più, direi che è stata abbullonata. Bravo. Cos'è questo? I resti di un cavallo giacciono, non sono appesi ad un gancio appeso al muro. Il suo sangue scorre impregnando le assi di legno. Che bei momenti sempre. Tararara. Sì. Bene. Lì c'era già qualcosa da guardare o sbaglio? Drums. Barili. Ah, barili, ok. Arrugginiti. Vuoti. Una bottiglia di gin è vuota, ma potrebbe essere utile. Oh, questo ci serve. Sì. Non c'è più la morfina che voglio drogarmi. Non c'è la morfina, piantala. Questa macina è vecchia e in. Questa macina. Macina ho detto. Sì. Fai tu, va. Questo macchinario è vecchio e non usato, in disuso. Sembra essere qualche tipo di macchina per filtrare. Nonostante le sue condizioni, sembra essere stata usata recentemente. Non mi piace questa cosa. È un sparge essenza? Sì, sì, credo per fare le essenze. Perché il liquido viene versato dalla cima e le impurità rimosse attraverso una valvola alla base. Ah, perfetto, ok, mi è chiaro. Quindi dobbiamo andare a recuperare l'acqua, portarla qui e così come si chiama? Filtrare l'acqua, l'olio nell'acqua. Ah, ok. Hai capito? Sì. Fin qua. Adesso la domanda è: tra noi che andiamo fino a prendere l'acqua e quando è che torniamo, quante pizze in faccia si piglia le vite? Quant'altra roba può capitarci di orribile? Dio benedica il sistema di movimento veloce. Sempre, comunque, sì. Mamma mia. Ho messo un po' di acqua oleosa dentro la mia bottiglia di gin. Fantastico. Perfetto. Va come va veloce. De Witt, bravo De Witt. Va, che meraviglia. Hai visto che ci sono anche le moschine? Sì, ho notato. Mamma mia. Ok, holy water. Ho versato il contenuto della bottiglia dentro l'essenziatore. L'olio galleggia sulla superficie. Quando aprirò la valvola, farò scorrere via l'acqua finché tutta l'acqua sarà rimossa. Ecco qua, ho estratto tutta l'acqua e quindi ora possiamo caricare la lampada. Esatto, ho riempito la lampada con l'olio, spero che ce ne sarà abbastanza per superare la notte. Molto bene, ma dobbiamo accenderla ancora.
No, credo sia automatico, dai. Dici? Sì. Sto andando fiducioso verso la casa buia. Secondo me no. Allora, ci mettiamo meno di qua. Tu dici di no? Dico di no. Rissi. E come cazzo la accendiamo? Allora, torna indietro. Vediamo se ho capito bene. Vai dalla vecchia. Vado dalla vecchia. Di fianco a lei ci dovrebbe essere un fuoco. Anche se la brace sembra che si stia per spegnere presto, il suo calore è benvenuto. Esatto. Bravo. Ci sei piaciuto. Hai visto? Tic, tic e tac. E tac. Adesso esploriamo. Va bene, ci fermiamo qui con questo episodio. Ci fermiamo qui. Vorrete sapere cosa c'è nell'oscurità? Seguite il prossimo episodio di The Last Door solo su Unnecessary Pixels. Non solo, l'avrà fatto qualcun altro. Dici? Sì. No, siamo noi gli unici nel mondo proprio. Se volete, seguite il Unnecessary Pixels. Ciao! Suscrivetevi e basta. Posso?